A quei tempi era sempre festa, bastava uscire di casa e attraversare la strada per diventare come matte e tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravamo ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare, camminare fino ai prati e fin dietro le colline. Siete sane, siete giovani, dicevano, siete ragazze, non avete pensieri, si capisce. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere, perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria.